Intanto, buonasera a tutti e grazie di essere qui per questa seconda volta. Addirittura non dovevamo manco fare la prima e ne abbiamo, fatte due, quindi un ottimo lavoro. E questa sera siamo qui, come la scorsa volta. Prima di tutto ringraziamo il Parco Secchia, nella persona di Ivan e del suo presidente, che insomma ci hanno ospitato per questa serata, e Umberto che è dietro la telecamera, che non si vede, ma ha fatto anche lui un grandissimo lavoro e sta facendo un grandissimo lavoro per farla vedere a chi non ci sa. Questa sera siamo qua per, diciamo così, riraccontare. Questa volta noi stasera non abbiamo tanta voglia di parlare e preferiamo che sia qualcuno che ha qualcosa da dire a parlare, per ricordare quella che è la storia del rifugio antiaereo di Veggia. Insomma, per chi ci ha abitato è la leggenda del paese. Tutti i paesi hanno la loro leggenda, e la Veggia ha questa. È un paesino piccolissimo, senza alcuna importanza dal punto di vista strategico, bellico, militare, ma ha preso proverbialmente quelle di Dio, perché 80 anni fa è stata bersaglio di circa 15 bombardamenti, 15 raid nel giro di un anno, perché c'era il ponte della Veggia che collegava la provincia reggiana a quella modenese. E niente, e la popolazione si era appunto organizzata con il rifugio creato dalla popolazione stessa per potersi difendere da queste incursioni. Il rifugio era scavato nella covetta, una collina che oggi non c'è più, ed era la collina che ospitava la cava di cocco, che mi è stato detto da un collega geologo che era carbon coke, cioè un tipo di argilla molto particolare e comoda ad essere scavata, e poi all'aria diventava molto dura, motivo per cui effettivamente reggeva la struttura. E questa cava era poi la cava che serviva per la ceramica della Veggia, che era il luogo, l'azienda che dava lavoro agli abitanti della Veggia in prima metà del 1900. E qua abbiamo una foto proprio di quella che era, questa è una foto di archivio di Ivan, e questa è quella che poteva essere la Veggia, la rotonda, quella che oggi è la rotonda, è alle spalle, davanti al signore in motocicletta, e questa era la covetta e il rifugio era esattamente qui dentro. Oggi non c'è più, perché il monte è stato scavato dalle aziende che poi nel secondo dopoguerra hanno dato vita al boom economico e al mondo della ceramica, che oggi tanto è famosa delle nostre zone. Abbiamo un paio di foto, questa insomma la Veggia vista dall'alto, come poteva essere insomma sempre in quel periodo, proprio dalla covetta, proprio da sopra. E questa è una foto che potete vedere anche al banchetto stampata, forse un po' più comoda. Questa è di quello che si diceva prima. Questa è la fotografia aerea di un bombardamento su Veggia da parte dell'American Air Force, di quello che la popolazione chiamava Pippo. In realtà, dico bene Giulio, Pippo era il bombardiere notturno, esatto. C'erano anche quelli diurni. Comunque, la cosa che insomma da dire è che Pippo non era uno. La leggenda vuole che fosse il Pippo che passava e quando vedeva la luce bombardava. Non era uno, erano tanti, ed erano alleati, quindi erano inglesi, canadesi e americani. E questa è proprio una foto del NARA, degli archivi di Washington. È curioso perché il nord è segnato sbagliato. Questa è Sassuolo, questa è la Veggia, quindi il nord in realtà è il sud, è segnato al contrario. Questa è la Veggia, e esattamente qui questa era la cava, quindi la covetta con il rifugio era circa qui, e questo era il centro del paese, e qua c'era il ponte. Era diverso il corso della strada, era diverso il corso del fiume, circa qua dove oggi c'è, possiamo fare nomi, dove c'è Riazzi e Barozzi, insomma era circa.
come era fatto questo rifugio, dalle ricostruzioni, poi dopo chi è qui stasera potrà dirci o meno i ricordi e quello che era. Il rifugio era esattamente dove oggi c'è un campo, è piano, ed era a forma di ferro di cavallo con due ingressi barra uscite, insomma erano intercambiabili per non rimanere chiusi dentro in caso di crollo, e un'uscita di servizio, possiamo chiamarla così, verso Rio Rocca, era qui, per insomma, i servizi igienici, diciamo così, c'era l'acqua corrente del fiume. E quindi questo quanto, oggi purtroppo non è rimasto più niente ed è un vero peccato. L'obiettivo era, fondamentalmente, era il ponte che aveva la ferrovia e la casetta della ferrovia, la stazione, la casetta della ferrovia. Questo è un rifugio militare, di una foto fatta da Giulio. Questo è un rifugio militare, quindi autorizzato, creato da militari, in Valsamoggia, a Bologna. Io non so, chiedo, poteva essere così? Ma era così, quindi. No, era fatto così, più rotondo, era più grande. Era più grande? Un po' rotondo, poi veniva giù così. Un po' rotondo, ci si camminava a piedi. E poi dentro era tutto grande, sì, che aveva fatto le stanze. Le stanze, dalle parti delle altre, e poi tirava dritto che andava nel Rio Rocca. Allora dopo sentiremo la testimonianza, sì, dopo ti diamo anche il microfono, esatto. Così ci sentono tutti. Ok, quindi era così, perfetto, buono a sapersi. Era più largo, avevano lavorato. Più alto anche, perché andavano, stavano in piedi. E qui mi ha fatto notare sempre il mio collega che questo è in muratura, cioè questo è di muro. Ah, sì? Parte qua sì è di muro, quindi poi questo ovviamente era militare, quindi fatto, immagino, autorizzato e fatto in modo, sì, non è muro ma è una roccia particolare tipo arenaria. Perfetto. E cosa succedeva quando sopra la covetta c'era la contraerea, fondamentalmente i tedeschi che sparavano agli aerei, e suonava una sirena che avremmo piacere di farvi sentire. E questa sirena che noi vi facciamo sentire è una sirena comunale, quindi molto molto più grossa, ed era, immagino, in una stanza, era in un luogo. Quella che poteva essere sopra la covetta era una sirena manuale, tipo quella dei vigili del fuoco, sì. E poteva essere una cosa simile a questa. Direi che è abbastanza angosciante, quindi insomma, torniamo a noi. E il ragazzotto che passava di notte, ricordiamo di notte, era Pippo, ed era lui, questo nell'immagine è un Bristol Blue Fighter britannico, ed era un bombardiere notturno. Questo era quanto accadeva, quanto è accaduto tra tutto il 1944 e un po' del 1945. Noi abbiamo fatto questa serata fondamentalmente per ricordare due avvenimenti che sono stati il bombardamento alleato qui a Villalunga il 12 ottobre 1944, dove hanno perso la vita 6 persone civili, e le 5 persone che sono morte a Veggia nel corso dei bombardamenti, e li abbiamo ricordate con una targhetta. Una è alla Veggia, esattamente dove c'è la salita che portava al vecchio rifugio, e una è lì, quella di Villalunga, l'abbiamo appesa qua, in questo luogo. E siamo qua per ricordare che insomma, chi fa questo tipo di ricerche lo fa fondamentalmente, io credo, per un motivo, per ricordare che la guerra fa schifo, cioè non c'è se e non c'è ma, e non credo che ci siano
dei grandi eroi, delle grandi cose da ricordare, se non che fa schifo e che non sono sempre i militari. Uno pensa sempre, no, al nonno, al bisnonno partito per il fronte che è morto, che è giusto, si ricorda questa cosa, ma tanto hanno pagato soprattutto al fronte italiano dopo il 1943 i civili. Ma basta, tanto il nord Italia occupato dai tedeschi, quanto anche penso al sud con la risalita a Roma, Cassino, insomma è stato un disastro più o meno in tutta Italia. E quindi sì, cioè, l'idea è quella di ricordare come uno può, che sia come monito e come ci disse Amos nella lettera, che non esistono le bombe intelligenti e che la guerra è sempre tremendamente stupida. E quindi questa sera noi quello che abbiamo voluto fare, che credo continueremo a fare in altri modi, in altri lidi, sia questo, ecco. Io lascerei la parola a Giulio, presidente Giulio Verrecchia, presidente di ASMER, Associazione Studi Militari Emilia Romagna, che ci farà una prima delle testimonianze, una panoramica, diciamo così, storica e storiografica di quello che potevano essere stato in quel periodo, cosa voleva dire vivere vicino alla secchia in quel periodo. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti voi per la presenza in questa seconda serata di divulgazione storica su fatti del nostro territorio. Grazie al Parco Secchia per averci ospitato per la seconda volta e grazie anche per aver ospitato in un angolino quella targa che appunto era nostro interesse a porre per ricordare appunto le vittime civili riferite ai bombardamenti del 44 e 45. Io farò una piccola rapida carrellata di quelli che sono stati gli avvenimenti tra il 44 e il 45, in particolar modo su questo territorio, e per poi giungere appunto alle testimonianze che sono la parte forse più interessante della serata, perché sono la voce di chi quegli eventi li ha vissuti e soprattutto la voce di chi questo rifugio di cui non trovavamo traccia da nessuna parte, perché era un rifugio prettamente civile costruito da civili, quindi non era censito né negli archivi comunali né nell'archivio di Stato. Veggia, sì, non era un obiettivo strategico, però in realtà l'obiettivo strategico era estremamente vicino del ponte ferroviario, stradale ferroviario della Veggia su Secchia. Quindi, essendo un obiettivo strategico, è stato per più e più volte obiettivo dell'aeronautica britannica e nordamericana, in particolar modo statunitense, in quanto tutti i grandi bombardamenti strategici effettuati sulla zona furono per opera della forza aeronautica statunitense. Il primo bombardamento strategico di questo ponte è il 14 febbraio del 1944, che è una data particolare perché su tutta l'Italia in quella giornata piove distruzione. Ricordo in particolare che il 14 febbraio fu bombardata anche la cittadina di Cassino sulla linea Gustav, che subì la totale e completa distruzione. Per quanto riguarda il nostro territorio, invece, il 14 febbraio è una giornata di distruzione un po' dappertutto, perché alle ore 13 di quella giornata fatidica Modena fu bombardata. E probabilmente appunto chi si trovava qui a Veggia, magari sulla covetta, quindi dalla collina, vedeva bene le colonne di fumo alzarsi dalla città di Modena e vedeva i bombardieri avanzare anche su questa parte di territorio. In ordine furono bombardati anche il ponte sul Secchia di Rubiera e la stessa sorte capitò appunto al ponte di Veggia. Come dicevamo prima, le bombe intelligenti non esistono e infatti questo primo bombardamento fu un vero massacro per la popolazione civile, per l'abitato, il piccolo centro abitato della Veggia. Non, diciamo che l'effetto sul ponte fu praticamente nullo, tant'è vero che insomma dopo questo primo bombardamento una fotografia scattata nel luglio del 44 ci mostra che buona parte del ponte è ancora intero, quindi furono necessari altri bombardamenti. In particolar modo in questa slide vediamo quella che è una fotografia aerea scattata per valutare i danni del manufatto, in quanto
dopo ogni bombardamento venivano scattate delle foto appunto per capire dove insistere e se il manufatto era ancora in piedi, se era gravemente danneggiato e se quindi era necessaria una seconda passata per distruggere definitivamente l'obiettivo. E quello che vediamo accanto invece purtroppo nella slide si riesce poco a distinguere, comunque è un rapporto di un'azione di bombardamento. Nulla è dato al caso nelle azioni militari, in particolar modo diciamo dal punto di vista storico questi documenti sono essenziali perché ci riproducono su carta quella che è stata effettivamente la sequenza di avvenimenti sul territorio. Nei rapporti di bombardamento venivano segnate quante, diciamo, il carico esplosivo che veniva gettato sul bersaglio e chiaramente il nome del caposquadriglia, dell'equipaggio e tutti i riferimenti relativi al reparto militare che aveva organizzato questa spedizione. Questo è il bombardamento del 9 settembre 1944, un bombardamento estremamente pesante perché furono sganciate diverse tonnellate di bombe da 1000 libbre sull'area del ponte, ma non fu neanche questa volta un bombardamento definitivo, il ponte era ancora parzialmente integro e quindi poteva essere ancora utilizzato, rammendato, poteva essere collegato tra le arcate con delle passerelle, quindi chi doveva utilizzarlo, quindi prevalentemente le forze militari ma anche i civili, potevano ancora utilizzarlo con delle riparazioni da campo. Vedremo fra qualche slide qual era l'importanza della distruzione di questi obiettivi, che erano obiettivi civili ma in tempo di guerra diventavano obiettivi prettamente militari. Come vedete qua nella foto, sono due fotografie, una fotografia che illustra la sequenza di bombardamento, quindi con le esplosioni ben visibili sull'area del ponte, e una foto dopo il passaggio che evidenzia i crateri, quindi le zone in cui le bombe sono cadute e nuovamente valutazione dell'effetto del bombardamento, quindi se sarebbe stata necessaria una seconda passata oppure no. Questo invece è un rapporto, questi sono bombardamenti eseguiti da formazioni di bombardieri medio pesanti, quindi parliamo di bimotori e quadrimotori, in particolar modo quello del 14 febbraio fu eseguito da Fortezze Volanti, B-17, quindi i famosi quadrimotori statunitensi. I bombardamenti successivi invece furono eseguiti da dei bimotori da bombardamento, comunque insomma aerei efficaci per caricare un vasto tonnellaggio all'interno del proprio corpo di materiale esplodente. Il bombardamento più preciso però veniva effettuato da aerei molto più piccoli, che erano i cacciabombardieri, cioè piccoli aerei monoposto che piombavano in picchiato sull'obiettivo, quindi avevano diciamo una visione estremamente più efficace della situazione e riuscivano con delle manovre molto ardite a centrare perfettamente o quasi gli obiettivi. Infatti il bombardamento che ha sostanzialmente distrutto due arcate del ponte fu eseguito da dei P-47 Thunderbolt, che sono dei cacciabombardieri monoposto statunitensi, e questo è un bombardamento del 31 dicembre 1944, quindi una chiusura dell'anno con il botto. Anche questa è una pagina del rapporto del Daily Operation Report, quindi del rapporto di quella singola operazione che illustra al suo interno i velivoli che hanno partecipato all'azione, i nomi dei componenti di questa squadriglia e il quantitativo di materiale esplodente lanciato sull'obiettivo. Spesso e volentieri questi aeroplani venivano o abbattuti dalla contraerea, qui abbiamo detto che la contraerea era situata una delle tante batterie contraeree che sorvegliavano il ponte, era situata sopra la covetta, probabilmente quella batteria era presidiata da un reparto tedesco appartenente al Flakabteilung 182, che era un reparto di Flak, sta a significare Flugabwehrkanone, quindi cannone contraereo.
ed erano i reparti preposti della Luftwaffe per difendere gli obiettivi strategici all'interno del territorio. Difendevano prevalentemente gli obiettivi strategici, tant'è vero che Modena come città non aveva della gran contraerea a difendere la città stessa, quanto più gli impianti industriali, ponti, strade, ferrovie, quindi gli obiettivi che interessavano dal punto di vista prettamente militare. È chiaro che insomma, la possibilità di essere abbattuti era piuttosto concreta, non solamente per guasti al motore del velivolo, ma anche e soprattutto per il fuoco appunto di questi cannoni o di queste mitragliere contraeree. Sul territorio ne sono caduti diversi, ne ricordiamo in particolar modo uno che fu abbattuto sul cielo di Scandiano il 22 aprile del 45, con cui a bordo vi era un pilota brasiliano, ma ci arriviamo tra un attimo, perché volevo insomma illustrarvi, purtroppo lo vediamo un po' sfocato, quello che è un documento che per noi, per ricerca storica, è essenziale. Questo è il Missing Air Crew Report, cioè il rapporto che veniva stilato in seguito alla perdita di un velivolo in territorio nemico. Questo è un rapporto statunitense, all'interno troviamo il tipo di apparecchio che veniva battuto, il nome e cognome del pilota, il riferimento chiaramente al reparto presso cui operava e una circostanziata località in cui tecnicamente doveva trovarsi la zona d'abbattimento. Non sempre era possibile identificarla con estrema certezza, soprattutto nel caso in cui il pilota volasse singolarmente. I 47 spesso e volentieri volavano in squadriglia, quindi un membro della squadriglia poteva identificare dall'alto se il pilota intanto era riuscito a lanciarsi con il paracadute e quindi era ancora vivo in territorio nemico, oppure se non era stato visto appunto un lancio di paracadute e si presumeva che il pilota fosse morto nello schianto. In questo caso il rapporto è di un pilota statunitense che fu abbattuto qui sul territorio tra Magrete e Rubiera il 22 gennaio del 1945, che riuscì a rientrare nelle linee. Si salvò, si lanciò con il paracadute e attraverso diciamo, l'ausilio della popolazione locale riuscì a rientrare nelle linee. Non era spesso diciamo possibile rientrare a meno che non ci fossero appunto contatti con la resistenza locale, che erano gli unici ad avere diciamo la possibilità di far passare il fronte a questi piloti. E rientra anche abbastanza in rapidità, perché già il 4 di febbraio, quindi appena 12 giorni dopo, è già di nuovo insomma nelle disponibilità dell'aviazione americana per tornare in volo. Questo invece è un altro report di abbattimento, in questo caso il pilota Appard purtroppo non riesce a lanciarsi con il paracadute e quindi si schianta al suolo nel territorio di Sassuolo. Fate conto che gli abbattimenti erano praticamente quotidiani sul territorio nazionale, quindi di questi rapporti ce ne sono veramente a centinaia. La cosa interessante è che all'interno di questi rapporti sono presenti anche le matricole dell'aereo e anche delle armi di bordo. Sebbene possa essere un dato non particolarmente interessante a primo avviso, in realtà è fondamentale per chi, ci sono diverse associazioni che fanno questo tipo di ricerca, per chi va appunto a rintracciare sul territorio le zone di abbattimento, quindi gli aeroplani che a volte possono ancora conservare al loro interno il pilota. Non tutti sono stati recuperati nel corso degli anni, adesso buona parte sì, però ci sono ancora degli abbattimenti che insomma all'interno di quel velivolo contengono ancora il corpo del pilota. E avere questi riferimenti di matricole, di dati certi, permette spesso e volentieri, qualora mancasse la piastrina identificativa, di avere la certezza innanzitutto di quale aereo si tratti e anche appunto del corpo in esso contenuto.
Questa è una foto che rappresenta quale potesse essere l'importanza di un ponte sul Secchia. Questa fotografia qua è stata scattata dalla gun camera di un B-47 brasiliano il 22 aprile 1945. Si tratta del greto di Magreta, quindi siamo a pochi chilometri da qui, ed è una colonna della 90esima Panzer Grenadier Division. In particolar modo abbiamo identificato che il reparto che in quel momento sta attraversando il fiume è il 190esimo Panzer Abteilung della divisione, attraverso il riconoscimento dei mezzi corazzati. Guardare un fiume è un'operazione lenta e soprattutto ti espone al rischio completo e totale dell'aviazione nemica. In questo caso siamo nelle fasi finali della campagna d'Italia, siamo in piena ritirata, la 90esima Panzer Grenadier si ritira da Magreta per entrare nel territorio reggiano ed è costretta, perché non ci sono ponti, non ci sono passerelle, a guardare il Secchia. Per quanto buona parte, diciamo, della divisione fosse ancora motorizzata, gran parte si muoveva ancora attraverso come si fa il la lucina, magica, così top. Le carretti, queste sono truppe ipotrainate. L'esposizione nell'alveo del fiume per più del tempo consentito era chiaramente una caccia libera per l'aviazione alleata. In questo caso la colonna viene attaccata da questo gruppo di P-47 brasiliani. Il Brasile, piccola parentesi, il Brasile partecipa alla Seconda Guerra Mondiale a partire dal 1944 e manda il proprio contingente in Italia sotto la Quinta Armata Americana, che viene appunto, li riequipaggiano e li spediscono al fronte nella zona della prima della, diciamo, della linea gotica tirrenica e poi nella linea gotica centrale, zona di Poretta Terme e Montese, quindi Appennino Modenese. Aveva anche all'interno di questo contingente una piccola forza aeronautica che fu riequipaggiata con i P-47 americani all'interno del 350esimo gruppo caccia, e parteciparono a moltissime azioni sul territorio italiano. Uno di questi piloti che partecipò all'azione sul Secchia fu abbattuto pochi minuti dopo nel cielo di Scandiano, ed è il tenente Edoardo Coelho. Si salva sia, diciamo, da morte certa, l'aereo ormai era in fiamme, si riesce a lanciare con il paracadute, ma mentre scende viene fatto segno di colpi d'arma da fuoco da parte di, da quanto viene riferito, da personale delle camicie nere, quindi probabilmente o GNR, presidiaria o brigate nere. A salvargli la vita è un sottufficiale tedesco che convince gli italiani a cessare il fuoco e lo prende in consegna e lo fa trasportare a Reggio Emilia, dove verrà curato poi in ospedale, e rimarrà in ospedale a Reggio Emilia fino a liberazione avvenuta, tra l'altro con una testimonianza da parte di Coelho in cui il capitano medico che gestiva quel reparto sanitario, un capitano tedesco, gli affida la pistola d'ordinanza prima di ritirarsi per dirgli di difendere a tutti i costi i feriti che sono ancora presenti e sono intrasportabili. Il pilota Coelho poi proseguirà la sua carriera nell'aviazione brasiliana nel dopoguerra. Ha avuto fortuna, nel senso che la sorte di un pilota che cadeva all'interno delle linee nemiche era di assoluta incertezza. Potevano succedere diverse cose, potevano trovare ostilità da parte delle forze combattenti una volta giunto a terra, in questo caso poteva anche essere passato per le armi, diciamo, in contrapposizione ai dogmi della Convenzione di Ginevra, oppure poteva essere semplicemente fatto prigioniero e poi mandato all'interno, insomma, dei campi di concentramento, i campi di prigionia tedeschi o italiani. Poteva finire nelle mani dei civili, quindi poteva anche andargli bene. Il problema è che la possibilità
di finire attraverso appunto l'assistenza dei civili comportava per i civili stessi un altissimo rischio. Considerate che a partire dal 9 di ottobre del 1943 un decreto ministeriale sanciva la pena di morte per coloro i quali davano aiuto al nemico, quindi assumersi il rischio di aiutare, sostentare un pilota della parte avversa poteva costare anche la morte, nei casi peggiori insomma. E ci sono stati diversi casi sul territorio di condanne a morte eseguite per questa tipologia di reato. Questi sono i nomi dei caduti civili dei bombardamenti di Vegge, in particolar modo buona parte di loro sono caduti nel 1944 ed oggi sono ricordati con una targhetta come quella che abbiamo posto qui a Villalunga su una delle pareti esterne di una casa di Vegge. E allo stesso modo quelli di Villalunga che sono invece ricordati in questa targhetta posta sulle pareti del Parco Secchia. Sì, diciamo che Villalunga non era neanche troppo vicina al ponte, però considerate che le incursioni aeree sul territorio non giornaliere non sempre avevano un carattere strategico, anzi molto spesso e volentieri avevano un carattere tattico, quindi tanti aerei effettuavano una ricognizione armata e mitragliavano, bombardavano diciamo un obiettivo causale che trovavano durante il loro attraversamento del territorio, quindi avevano caccia libera in sostanza e non facevano troppa differenza tra militari e civili a determinate altitudini. Queste invece sono le vittime dei bombardamenti a Casal Grande e a Dinazzano, per completezza storica di tutto il territorio, che ad oggi non sono ancora ricordati in nessuna targhetta perché ci siamo concentrati prevalentemente sul territorio del Secchia. Questo è un assunto, quadro complessivo di quelle che sono state le incursioni sul territorio di Reggio Emilia dal 40 al 45. Reggio Emilia è stata una delle città in assoluto più bombardate della regione perché ospitava una fabbrica di fondamentale importanza, un complesso industriale molto importante che erano le Officine Reggiane, che avevano adiacente anche il campo di volo, quindi moltissime operazioni di bombardamento furono effettuate per annientare quella produzione bellica e anche le vittime insomma rappresentano uno specchio assai pesante di quella triste realtà. E vi lascio adesso introduco semplicemente quello che è stata la testimonianza che ci ha aperto la porta dell'intera ricerca sul rifugio di Veggia, perché ripeto non era censito da nessuna parte, perché non era un rifugio comunale, non era tantomeno un rifugio militare, quindi costruito dall'organizzazione TOT, e non sapevamo insomma che carte prendere finché non arriva appunto Ermanno che con grande nostra sorpresa ci annuncia di aver contribuito alla costruzione assieme a suo padre e a suo fratello al bunker, un bunker completamente civile, costruito dai civili per i civili, e vi lasciamo la sua testimonianza registrata in occasione di una video intervista. Esatto, vi lasciamo all'intervista con Ermanno e a un altro paio di testimonianze che abbiamo ricevuto in via telematica, prima di lasciare a quelle della sala e dal vivo. Benissimo, Ermanno, dunque, tu quanti anni avevi e cosa hai fatto nel rifugio? Io avevo 9 anni, circa, dagli 8 ai 9 anni, perché sono del 36. Nel rifugio ci vivevo, alla notte ci dormivamo e di giorno eravamo fuori a giocare con i bambini.
periodo lo passavamo anche a casa, quando sentivamo gli aeroplani, tutta la Reggia, per pochi che c'erano, correvamo dentro il rifugio, che era un rifugio largo, non so come questa stanza qua, diritto e poi a ferro di cavallo, che dopo dentro avevamo fatto tutte le camere, ognuno nella sua camera, dove la notte dormivamo tutti. Di giorno ognuno andava anche a casa sua, perché Lambertino aveva la bottega, Torelli aveva la bottega, quelli della Finlandia abitavano tutti là e correvano, quando si sentivano gli aeroplani, tutti là dentro. Alla notte dormivamo tutti là, perché passava Pippo e bombardava. E così ci abbiamo passato mesi e mesi, come le talpe. Tu mi dicevi che avevi 9 anni e che l'hai in un certo senso scavato, giusto, questo rifugio. In che senso l'hai scavato? L'hanno scavato col picco, col picone, quale carriola. A mano, tutto a mano, piano piano. Allora c'era mio padre, perché c'era più familiarità tra il paese. Uno aiutava l'altro. Allora quando uno faceva la sua camera, l'altro l'aiutava. E così hanno fatto tutte le camere. E come mai l'avete costruito a U? E dopo mi dicevi che c'era anche un'uscita di servizio in fondo, giusto? È stato costruito a U per avere due uscite. Perché quando bombardavano, se arrivava la bomba sopra all'entrata, te avevi l'altra uscita. Dopo, col tempo che avevamo lì sotto, hanno fatto l'uscita in Rio Rocca. Che là c'era poi anche l'acqua, più che nel canale. E c'era tutta campagna. Allora, con la scusa per la bomba o per necessità, hanno fatto un'altra uscita là. Sempre più piccola che l'entrata grossa. Perché l'entrata grossa era fino a metà monte, diciamo, e poi attraversava così, e poi dopo qui erano tutto un po' più piccoli. L'entrata principale, diciamo, il paese era lì, proprio dopo, facendo quell'uscita là, noi eravamo tutti tranquilli, perché la bomba era arrivata anche sopra, perché sopra il monte c'era una mitragliatrice. E quando sparavano, sai, gli aeroplani, le bombe cadevano dappertutto. E quindi sopra di voi c'erano i tedeschi che sparavano agli aerei alleati, esatto. E voi i partigiani, giusto? E noi i partigiani erano qua, in fermento. Che è il continuo del paese. Giusto? Il continuo del paese qua sopra. Perché c'erano nascosti che... Ah sì, che ti dico questa avventura, non so se l'ho detto. Siamo andati noi bambini a trovare i partigiani. Eravamo nel Micre, e pochi che erano nel Micre, Berselli, eravamo nella squadra, adesso non ricordo neanche tutti. Siamo andati su a vedere come stavano, perché loro non potevano venire giù perché tagliavano la testa. Quando siamo venuti giù da sopra alla vigna, che c'erano tutte le querce, noi eravamo in fila, in 4-5 bambini. L'aeroplano arrivava, non so se si è preso per una squadra, ha incominciato a mitragliarci. Tutti dentro alla casa lì della villa, che c'erano Dugoni, così ci hanno preso, ci prendevano al volo, come arrivavamo su. Alla porta, giù in cantina, giù in cantina. E poi dopo tu mi dicevi di avere un ricordo sul ponte con un tedesco e con tuo fratello gemello. Ti racconti anche questa? Sì, era la miseria che c'era a casa. Dato che mia zia abitava a Breda, quando faceva il pane,
e mi davano ogni volta un omaggio di pane, diciamo. Allora noi, io e mio fratello, andavamo a prenderla, perché con le bambine nessuno si fermava. Mia sorella, essendo una ragazzina, ero più vecchia di lui, mio padre lavorava un po', era torto un po'. Allora siamo andati a prendere il pane, nel venire a casa sul ponte, è arrivato gli aeroplani, hanno cominciato a bombardare il ponte. Noi eravamo sul ponte. Allora tutti i tedeschi che incominciavano a mitragliare urlavano che corressimo. Siamo corsi fino all'Indalaudi. L'Indalaudi è caduta una bomba. Col colpo dell'aria ci ha gettati per terra, tutti e due. Dopo sono arrivati due tedeschi a prenderci su, che eravamo scoppelati nelle gambe così. Io non volevo che mi venissero vicini perché avevo paura che mi prendessero il pane. Quando il tedesco ha capito che era perché io ho incominciato a segnare, no, 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 e non me la, ci ha sollevato e poi ci ha aiutato e ci ha portato in rifugio. Ma avevamo solo delle pelatine. Il giorno dopo arriva due tedeschi in rifugio, tutti allarmati, perché quando venivano i tedeschi in rifugio venivano a cercare qualcheduno o prendere dalla bicicletta quello che c'era. Allora tutte quelle donne, dopo lui mi insegnava a me che ero lì in piedi in mezzo agli altri bambini, facevo così. Allora mi hanno detto cercate, vai là. Sono andato là, mi hanno guardato e poi mi hanno dato due borse di rom da mangiare. Mi hanno caressato, preso in braccio e poi dopo mi hanno dato due e poi mi insegnava che era. E abbiamo mangiato per un mese tutti e tre, tutti e quattro. Ti facciamo l'ultima domanda. E dopo la guerra, il rifugio che fine ha fatto? Voi siete mai tornati a giocare? Siamo andati tante qualche volta, poi piano piano, non essendoci nessuno, è cominciato a cadere il cocco, quello che aveva la terra, è cominciato a crollare piano piano e poi dopo hanno cominciato a lavorarci, a scavare la terra e l'hanno distrutto. È stato distrutto nel prendere la terra per fare le piastrelle, che era poi la marca colonna di Sassuolo. Perché qua veniva Giglioli a scavare la terra e là c'era la marca colonna. Che dopo il Marassi è incominciato a scavare dall'altra parte. Con tanto di nomi e cognomi. E vi proponiamo un'altra brevissima testimonianza della signora Pedroni, che era qui la scorsa volta, e anche lei ha un ricordo da darci. Sì, allora, io mi chiamo Lidia Pedroni e sono nata a Casagrande Alto e ho bisogno di raccontare. All'epoca io andavo alla cresima Castellarano, eravamo tra i 42 e i 43, all'età avevo 6 anni e quando siamo stati a Sant'Antonino, gli aerei, avevamo gli aerei sulla testa e l'allarme che suonava in continuazione. Allora il mio papà, che era amico di un signore di Veggia, che aveva un negozio, una bottega, dove riparava e vendeva biciclette. Di soprannome lo chiamavano Pieraccia. C'è qualcuno qua che lo conosce, con Pieraccia? Doveva essere questa qua. Ecco. Era questa qua. Era proprio. Allora siamo entrati. Mi domanda, dai, corriamo, andiamo dentro da Pieraccia, che lui è il rifugio. E siamo dentro da Pieraccia. E poi mi ricordo una stanza buia, un corridoio che poi dietro c'era un passavo il canaletto, sì. Passava
Sì, ecco, il mio ricordo è una cosa di brutta, bruttissima. Finito tutto, siamo ripartiti in bicicletta, siamo arrivati a Castellarano per la cresima, che da c'era il vescovo all'epoca, sì, era lui, Don Beniamino Socche, mi ricordo benissimo, io all'epoca avevo 6 anni, e sono nato nel 1936. Sotto la scuola. Dove tuttora c'è una collinetta che porta al ricovero. Sotto quella collinetta lì c'è il rifugio. Mi ricordo tante cose. Mi ricordo la scuola. E perché ho fatto quando avevo 6 anni? Non avevo neanche 6 anni compiuti. Tra il 42 e il 43. Ma mio papà è venuto a casa dal digitale. In licenza, e lo tramite non so chi o il monsignore o ho avuto la licenza di poter fare la cresima e siamo arrivati a Castellarano alle 3 del pomeriggio e il fotografo che abbiamo fatto la foto era un non so adesso cosa ho scritto sulla fotografia, non mi ricordo, però era uno di Sassuolo. Macari di Sassuolo, proprio Macari. Ecco, io mi ricordo queste cose qua. Grazie mille per la presentazione. Bella. E vi lasciamo l'ultima prima di lasciare la parola a voi. Questa è una testimonianza che mi arriva da un carissimo amico che viveva, diciamo così, in un contesto diverso. Lui abita a Rondinara, Enrico Ganassi, forse qualcuno di voi lo conosce, il pittore, e mi ha raccontato quello che lui ricorda di una vita, diciamo così, non vicino a Sassuolo, che era un grande centro, ma in mezzo alle colline. Anche lui parla di un rifugio, ma un rifugio particolare. Lui era il figlio del mugnaio del paese, quindi vi lasciò, c'è una foto di Enrico perché mi ha mandato un audio, quindi ci sarà solo la sua voce. Ciao Marco, buona serata a tutti. Sono Enrico Ganassi, nato nel 1941. Mio padre era il mugnaio di Rondinara, purtroppo però era in guerra. Ho molti ricordi nella mia mente che anche se volessi non riuscirei a cancellare, talmente erano ancora erano momenti brutti. A un certo momento si sentiva la terra tremare e poi arrivavano questi stormi di aerei che non finivano più. Un giorno mi trovavo vicino al castello, siccome sono nato lì vicino al castello di Rondinara, di Don Genuino, e ero andato per trovare mia zia che abitava lì, era a perpetuo del parroco di Rondinara. E a un certo momento si è sentito un rombo violento proprio sul cielo e subito sono corse mia zia e mia madre e mi hanno sollevato di peso e mi hanno portato in una legnaia di mia zia che teneva anche le galline. Poi in un tratto questo boato lì che tutti i vetri crollavano, si frangevano per terra, le galline erano impazzite, mia madre e mia zia mi stringevano forte, per cui mi viene anche un po' da ridere pensando che mia zia era appena andata a prendere le uova alle galline e le teneva le verdure e praticamente hanno fatto la frittata vicino a me, era diventato tutto rosso. E poi hanno aspettato che questo rombo forte si placasse, andasse via. E volevano colpire il ponte sulla Rondinara e l'hanno fortunatamente non l'hanno colpito.
perché poi lì a pochi passi c'era davanti alla chiesa, che sempre lì a 30 metri diciamo dal ponte, c'erano mio fratello e un suo amico, erano su un dolce che dovevano prendere luce naturalmente, e quando hanno sentito questo rombo e probabilmente hanno visto l'aereo, sono fuggiti via, e dopo 5 minuti lì questo aereo ha sganciato questa bomba. Poi ho parecchi ricordi ancora, quando mia madre mi portava nel rifugio scavato da mio papà e i suoi fratelli, appunto lì di fianco al mulino, che ci portava lì dentro il rifugio. Un altro ricordo, però questo è molto negativo, perché si parlava molto di Pippo, questo aereo che intimidiva tutte le persone praticamente, quando dicevano che quando vedeva una luce lui schianciava la bomba su questa luce qui. E una sera ci trovavamo lì in casa tutti al buio completamente, quando mio fratello, più grande di me, ha visto una luce, è corso subito a vedere. Infatti c'era una candela legata col filo di ferro sulla rete che recitava appunto il bacino, che poi lì si accumulava l'acqua per poi far andare la ruota che era vicinata. Dopo è tornato dentro tutto spaventato, anche lui ci ha messo in corrente lì, e guai a fiatare, guai, e dopo 10 minuti è passato tutto. Probabilmente secondo noi poi, secondo mio fratello anche, che lui era più grande, ci spiegava, probabilmente lui era distante, però aveva visto questo, perché era una candela grande, candela per le ossa. E ha fatto due giri intorno alla casa. Noi potete immaginarvi in che situazione ci trovavamo, insomma, la paura che avevamo. Poi un altro ricordo che ce l'ho ancora in mente, questi fili d'argento che cadevano dal cielo, perché c'è stato un bombardamento proprio sotto nel cielo che ci sovrastava, e noi altri eravamo lì a guardare questo combattimento, senza pensare che le pallottole potevano anche colpirci. È uscito il parroco della chiesa lì vicino, lì a 30 metri appunto, e ci ha sgridato subito: andate via. E allora noi siamo corsi via. Una volta che gli aerei non c'erano più, siamo usciti e abbiamo visto questi fili che scendevano dal cielo, sembravano di alluminio, lunghi 3-4 centimetri circa, insomma. Poi ho altri tanti ricordi che non sto qui a annoiarvi, perché poi sono cose talmente che anche qualcuno di voi sicuramente le ha viste vissute, e poi questi tempi, così queste guerre che ci circondano, poi insomma. Vi saluto, un caro saluto a tutti, ciao Marco. Dati altro non fossero che degli spezzoni incendiari, ormai completamente consumati, quindi trovandoli poi a terra, rimaneva pochi centimetri della struttura esagonale. E lasciamo adesso lo spazio invece alle interviste direttamente in sala. Lascio a te l'onore. Ok, dunque, noi abbiamo qui questa sera la nonna Tina, eccola, giusto? Eccola. Vuoi venire qui, Tina? No, vai là, dai. Vieni. Vieni a raccontare la tua storia. La mia storia vado a raccontare. Bisognerà. Passa di qua. Facciamo un cambio, vabbè, guarda, vieni. Ci conosciamo da una vita, praticamente, almeno dalla mia di vita, sicuramente. Guarda, ti lascio questo, così riescono a registrarci. Quindi, io, Tina, ti chiederei gentilmente di raccontare a ruota libera quello che ti ricordi. Cosa ti ricordi? Sì, intanto, quando sei nata, quanti anni avevi in quel periodo lì? Avevo 12 anni. 12, quindi un ricordo super lucido e super. Un ricordo così. E poi,
cosa, ha detto tutta la verità. Avvicina un pochino il microfono, così, ok. Del rifugio, ha detto tutta la verità. La verità. Tutta la verità. Che si passava dentro, si andava fuori dalla parte di dietro, dove c'era il rio, c'era un po' di acqua, però quando sentivamo poi gli apparecchi, sotto gli alberi, wow. Quello lì era il nostro rifugio, perché eravamo giù, dalla parte di là. Dentro invece com'era fatto? Cosa ti ricordi? Com'era fatto dentro? Dentro avevano fatto le stanze da letto, e il papà di Paolo faceva il calzolaio. Allora faceva il calzolaio dentro, e nello stesso tempo avevano messo il coso a dormire. E stavano lì a dormire. Quindi ci stavate anche dei giorni magari prima di poter tornare a casa. Perché io poi lì nel rifugio ci sono andata 2-3 volte e non di più. Okay. Perché dopo siamo venuti alla Brugnola. Ah, ok. Ha capito? Ok. Però anche la Brugnola ce n'è stata dei grossi. Esatto, quella esattamente quello dell'ottobre era in località Brugnola, che insomma è qua dietro. La Brugnola, quando hanno bombardato, che erano poi a vendemmiare, ci sono stati dei morti e dei feriti, perché mia cugina era tutta piena di, sai, le bombe che ci va dentro? Le schegge, sì. Le schegge, era piena di schegge. È stata tanto all'ospedale, quindi anche lei ha fatto così. Noi Pippo tirava dove c'era la luce, perché le finestre, noi eravamo sempre giù in cantina. Eravamo giù in cantina, e giù in cantina avevamo tutti anche noi da dormire, perché stavamo giù, e tutte le finestre chiuse con della roba nera, perché altrimenti se vedeva una lucina non andava giù. E degli americani quando sono arrivati, ti ricordi qualcosa? Gli americani alla fine della guerra? No, alla fine della guerra ce n'era uno per venire alla Veggia, che andava sul rio della Rocca, morto, l'avevano legato, attaccato a tutto al coso. Hai attaccato agli alberi? No, attaccato dietro alla strada, che c'era chiuso alla strada, l'avevano legato lì. Quella lì mi ha fatto una paura. Ecco, mi ricordo quello lì. No, gli americani, i tedeschi, sulla covetta le piaceva molto, perché ce n'era uno che era un capo con un cavallo di cima sopra il rifugio, è venuto giù col cavallo, che avevamo una paura, perché, no, ma non so come ha fatto. Era per caso che c'era sempre questa leggenda, era Smith? Perché lo chiamavano il tenente Smith, cioè, sì, era un lui, tenente, vero. Era lui, vero, perché ci ricordiamo di queste cose, che c'era uno alla Veggia che lo chiamavano Smith, sì. Perché dicevano che assomigliasse a questo tenente. Sì. Ok, e delle volte in cui sei stata dentro il rifugio, cosa ti ricordi? Cioè, la vita di tutti i giorni, com'era? Come si faceva da mangiare? Cosa succedeva dentro? Succedeva che si andava a comprare il pane ci voleva la tessera. Ti davano il pane con la tessera, altrimenti non ti prendevi il pane. Però invece di essere bianco era anche giallo, ci mettevano dentro del fumentone. Ho capito. Quindi noi mangiavamo quello che ci davano. Che ci davano. Quindi ve ne davano un tot con la tessera, sì, ve ne davano sì, un tot con al la giorno. Tessera, ma senza tessera non ti dava niente. Anche quello me lo ricordo. Hai qualcosa che vuoi chiedere in particolare? Cosa mi vuoi chiedere? Se riesco, lo dico. No, sì, relativamente ai giorni, diciamo, della liberazione. Qualche ricordo relativamente ai combattimenti di retroguardia, ci sono stati degli scontri. Quando è finita la guerra. Esatto, sì. Eravamo fuori in strada a vedere passare i carri
con i tedeschi che andavano giù, andavano verso Reggio poi. Che erano quelli che erano nella fotografia di prima, scattata dal 47, sì. Che dicevano che andavano dentro al Po. Si uccidevano tutti dentro al Po. Me lo ricordo quello lì che dicevano. Del resto poi... Invece di gente che ha fatto la guerra veramente alla Veggio, cioè di soldati che si sono sparati fra soldati alla Veggio, non è mai successo, non te ne ricordi? No, alla Veggio però c'era quel ponte di ferro prima d'andare alla stazione, che sì, c'era il ponte che va sotto, okay, lì prima ci aveva messo un divano e uno era dentro di qua, quegli altri erano di là e si sparavano. Ok, ok. Sì, si sparavano. E invece hai qualche, così chiediamo, tutto e tutti i ricordi li abbiamo segnati. Qualcosa dei partigiani te lo ricordi? Ah, i partigiani me lo ricordo, sì. Raccontaci qualcosa. Uno è diventato mio marito, quello che erano i partigiani. Ecco. Quindi erano su in montagna, allora c'era anche Pelati. Paolo Pelati, come si chiamava, che adesso ci hanno fatto poi la via, c'è una via che hanno fatto, ho capito. Ha capito, sì, sì. Pelati e poi tutti i suoi amici, allora lui ha detto: adesso voi aspettate qua che io vado da Malotov, che sarebbe stato il capo, okay, e dice che vado a chiederle qualcosa, poi ritorno. Quando è tornato, li avevano uccisi tutti, i suoi amici, quindi più di così. Ok, bene, allora noi ti ringraziamo per questa testimonianza, che è, facciamo un applauso, perché queste sono storie che, quello che hai da raccontare, questa è l'occasione buona, quindi se vuoi raccontare qualsiasi altra cosa, noi siamo qua ad ascoltare. Qualsiasi cosa che ti ricordi legato a quel periodo, alla guerra, puoi farlo, è l'occasione giusta. È proprio l'occasione giusta. Guarda, sei registrata e... Ascolta, mia zia era Castelvecchio, che facevano il formaggio, il burro, il cos, come si chiama? Casari. Avevano un caseificio? Sì, un caseificio. Ok. Perché non mi viene i nomi, è quello lì. Allora i tedeschi ci hanno preso, che lui aveva un cavallo tanto bello, ci hanno preso il cavallo e poi hanno preso lui, il marito di mia zia, e l'hanno preso con loro. E mia zia era fuori che diceva: adesso se lui me lo prendono, prendo la borsa con dentro tutta la roba, i soldi, quel cosa che c'ho. Beh, ma sa cosa ha fatto? Ci ha preso la borsa e lei è rimasta con niente. È venuta giù alla Brugnoli in bicicletta, perché veniva lì dai suoi parenti, dai suoi fratelli, perché i suoi fratelli erano i Braglia erano i suoi fratelli, perché lì a Cos c'erano tanti Braglia, hai capito? Non conosco, però sì. E allora veniva lì e lui l'ha portato là in Germania, dove l'hanno ucciso poi, là dove si chiama quel posto lì. Nei campi, l'hanno portato nei campi di prigionia, sì. Infatti anche mio cognato c'è stato. Renato, Walter. Ok, bene. Noi, allora, guarda, noi ti ringraziamo ancora per questa testimonianza e ci avviamo alla fine della serata, che è stata, secondo me, rimani qui con noi. Che belle cose. Cioè no, non è vero, no, non sono belle cose, ma sono cose molto interessanti. Solo che non lo so spiegare bene. Per la prossima volta. È quello lì. Stai attento.
Beh, 95 anni va bene, nonna, dai. Che arriva sul e noi ci avviamo alla fine della serata, vi vogliamo lasciare da buoni pedanti quali siamo con due consigli di lettura. Se volete un così, uno spunto, diciamo, di 800 pagine di testimonianza, come quelle di Ermanno, come quelle della Tina, si può leggere questo libro, si chiama Fronte Italiano c'ero anch'io, di Giulio Bedeschi, tenente medico degli Alpini in Russia, questa è un'altra storia, e si è occupato negli anni per Mursia di fare una raccolta di testimonianze su tutti i fronti di guerra, quindi fronte jugoslavo, fronte greco-albanese, fronte africano, fronte russo e anche il fronte italiano, e il sottotitolo si legge poco, è La popolazione in guerra, e sono testimonianze prettamente di civili che hanno vissuto Pippo, che hanno vissuto i tedeschi in casa, che hanno vissuto i partigiani, che hanno vissuto queste cose. Sono 800 pagine, abbastanza tosto e molto molto bello. Ci sono dei temi di bambini di prima, seconda, terza elementare che raccontano i bombardamenti con le parole di un bambino di 6-7 anni nel 1945. E poi dopo vi vorrei lasciare con questo, che ho visto recentemente, ho visto il film, il libro non l'ho letto, ammetto. E Tutta la luce che non vediamo è un racconto, siamo in Francia, e parla di questa ragazzina cieca non vedente che partecipa con la resistenza francese sullo sfondo dei bombardamenti, e è molto bella questo fotogramma. Lei prende un foglio in mano, non credo succedesse nei piccoli centri abitati, però in quelli più grandi i Pippo, prima di un bombardamento annunciato, passavano e lasciavano questi biglietti alla popolazione dicendo: questa notte a mezzanotte bombarderemo, civili siete pregati di allontanarvi. E questo era, insomma, questo è quanto. E noi vi ringraziamo ancora, non andate via, non scappate, perché su quel tavolo, adesso ve lo dirà Giulio che cosa c'è su quel tavolo, vi ha portato una cosa da farvi vedere. Grazie ancora. Bravo, bravo Marco. Chiudiamo come l'altra serata, abbiamo portato giusto qualche testimonianza del passato. Sul tavolo troverete una cuffia da pilota statunitense relativi occhialoni, e sulla sedia invece in bella mostra appoggiato è quello che rimane di un pezzo della Carlinga di un bombardiere alleato B-25 che abbiamo ritracciato lo scorso anno a Pavullo. Una storia parzialmente letto fin, l'equipaggio di quell'aereo da bombardamento, una parte dell'equipaggio, due componenti si schiantarono assieme all'aereo, l'altra parte dell'equipaggio invece riuscì a salvarsi, una parte divenne prigioniera delle forze armate germaniche, e l'unico che riuscì effettivamente a rientrare nelle linee subito dopo, perché fu ospite dei civili di questa piccola borgata di Pavullo, fu proprio il comandante di questo bombardiere. Abbiamo avuto l'occasione la scorsa estate di riportare nei luoghi frequentati dal nonno la nipote direttamente dagli Stati Uniti, quindi una storia che si è conclusa con un ritorno della famiglia qui sul nostro territorio per visitare quei luoghi tanto cari al padre, dove appunto si salvò da morte certa. Grazie mille e grazie per la vostra attenzione. Alla prossima.